Sono sicuro che se vi dicessi Kukirin, ai più appassionati tra di voi verrebbe in mente il fantastico G2 Max, un monopattino elettrico che ci ha stupiti per il suo telaio, per il sistema ammortizzante, il motore. Ma sappiate una cosa, questo brand produce anche biciclette elettriche che sono tutte accompagnate da un ottimo rapporto qualità-prezzo, e la bici di oggi, la Kukirin V2, è proprio un esempio di questa filosofia del brand, perché è una bici che, diciamola tutta, è pensata per la città e proprio per questo è super compatta, quando si chiude veramente piccolissima, però nonostante questo riesce a gestire 120 kg di peso. Ora, è una bicicletta che ha tante piccole particolarità, una su tutte, una batteria inclusa nella sella, quindi la sella si tira via, è protetta da un meccanismo a chiave e poi ve la potete portare per ricaricarla, insomma, per i fatti suoi. E poi effettivamente costa anche poco, perché in basso trovate il link con un coupon che vi farà portare a casa circa 589 euro. Quindi, insomma, capirete che è un modello molto interessante. Se vogliamo dirla tutta così, al primo approccio la Kukirin V2 mi sembra molto un affido. Vuoi per il design del telaio, che è molto minimalista, vuoi per i dettagli, ma anche per l'idea di integrare la batteria direttamente nella sella. Comunque il telaio è realizzato sempre in lega d'alluminio e dagli inserti in color bronzo, quasi arancione, che hanno davvero un bel effetto visivo. Poi si può piegare e da chiusa è veramente molto compatta. L'ingombro è di circa 80x50x40 cm, il che la rende comodissima da trasportare ad esempio in un bagagliaio, anche nelle macchine più piccole. Nonostante la sua compattezza, però, la Kukirin V2 è in grado di supportare un carico massimo di 120 kg, che fa quindi capire proprio la qualità costruttiva del telaio, che comunque pesa circa 18,5 kg, quindi anche piuttosto leggero. Le ruote sono da 20 pollici e sono sottili, meno di 2 pollici, il che, diciamo, ha un pro e un contro. Il pro ovviamente è quello di ridurre l'ingombro quando la bicicletta è chiusa, di ridurne il peso, eccetera. Il contro invece sta nel fatto che poi, come vedremo, non ha alcun sistema ammortizzante la bicicletta. Effettivamente anche la sella è piuttosto rigida e queste ruote così sottili, diciamo, non è che aiutano nella gestione degli urti, nella gestione delle vibrazioni. Quindi, insomma, capirete comunque che si tratta di un modello fatto per la città e sicuramente non per gli sterrati. E poi c'è questa sella che integra proprio la batteria della bicicletta. È una sella che effettivamente ha un bel peso integrando la batteria e che si connette con un cavo, però un cavo posizionato inferiormente. Questa è una cosa che non mi ha fatto impazzire, perché effettivamente per scollegare e collegare il cavo, insomma, bisogna andare sotto la bici, diventa una cosa un pochino scomoda da fare. Però è però che tutto il sistema funziona molto bene. Sulla sella c'è un tasto d'accensione e spegnimento, quindi è lì che si accende e si spegne il sistema, e poi la sella integra a sua volta un piccolo LED che lampeggia in modo tale da, insomma, essere visti con più facilità dalle automobili o dalle altre biciclette elettriche. Sul manubrio si trova il computer di bordo, che è il tipico computer di bordo che troviamo sui prodotti di Kukirin, ma anche sui prodotti di altri brand. È un buon computer di bordo retroilluminato che si vede anche piuttosto bene sotto la luce del sole, che permette la gestione delle marce. Ci sono tre modalità di assistenza elettrica e poi permette di accendere o spegnere i fari e accendere o spegnere il sistema. Mentre sulla destra del manubrio c'è l'acceleratore. È un acceleratore che serve per utilizzare la bicicletta in modalità full electric. Non si può fare in Italia, però per fortuna si può disconnettere questo acceleratore semplicemente staccando un cavo che è posto davanti, insomma, al manubrio. Proprio per quanto riguarda i cavi, ecco, forse secondo me il manubrio di questa bicicletta è un po' troppo incasinato, perché c'è il catarifrangente, c'è il campanello, che secondo me è messo in una posizione un pochino scomoda da raggiungere, perché sulla destra accanto all'acceleratore c'è un po' troppa roba. Il cable management però effettivamente è fatto piuttosto bene. Il piccolissimo motore da 250 watt, che ha un picco di 430 watt, della Kukirin V2 è stato posizionato nella ruota posteriore ed è alimentato da una batteria da 36 volt con una capacità di 7,5 ampere ora, che è ovviamente integrata nel sellino e che in effetti è in grado di garantire una buona accelerazione anche in salita e di gestire in maniera onesta anche le strade più ripide. Sia chiaro però che non è una bicicletta pensata proprio per fare le scalate delle montagne, ma con delle pendenze umane, diciamo così, non ha alcun problema. Buono il cambio Shimano a 7 rapporti, che si gestisce con il tipico selettore a scatto posto sulla destra del manubrio e che non ho avuto la necessità di calibrare una volta montata la bici. Questa è una cosa molto importante, ragazzi, perché può capitare, anzi spesso
spesso capita, soprattutto con altri brand di bici cinesi, che quando si monta la bici, quando si va a fare il primo giro, ci si rende conto che il cambio non funziona molto bene. Come si vede che non funziona bene? Quando andate a cambiare le marce, fa qualche tentennamento. È molto importante calibrare il cambio bene, perché poi capita, in alcuni casi, a me è capitato una volta, che si rompe la catena. Ad ogni modo, tutta la configurazione della Kukin V2 è chiaramente da città, è un particolare confermato proprio dalla struttura stessa della bicicletta. Il motore è ben bilanciato, è in grado di distribuire egregiamente la coppia ed anche il sistema frenante è regolato perfettamente. Vi dico la verità, non ho dovuto neanche regolarlo io, calibrarlo una volta montata la bicicletta. Ovviamente i freni a dischi sono due e funzionano, come vi dicevo, piuttosto bene. Ciò che le manca e ciò che l'avrebbe resa veramente perfetta per la città è un sensore di coppia, che purtroppo su questo modello non c'è. Però, come vedremo poi, anche per quanto riguarda il sistema di ammortizzazioni che è assente in questa bici, alla fine sono tutti dei piccoli compromessi che il brand ha preso anche per riuscire a tenere il prezzo contenuto. Ora partiamo subito da un presupposto: io sono più un tipo da e-bike, perché ad Avellino è difficile trovare dei fondi stradali uniformi, è una cosa praticamente impossibile. Ed ecco, è proprio questo quello che dovete tenere in mente quando andate a pensare di acquistare una bicicletta del genere, perché se la dovete utilizzare in città è perfetta, se volete andarci fuori città incomincia a diventare un pochino, come dire, non proprio adatta a quel tipo di utilizzo. E i motivi sono due. Prima di tutto, secondo me i pneumatici da 20 sono troppo sottili per gestire poi, sapete, altri tipi di fondi stradali. E poi, come vi dicevo, non c'è nessun sistema di ammortizzazione. Questo vuol dire che, ragazzi, ok, nonostante il telaio comunque faccia un buon lavoro per la gestione delle vibrazioni eccetera, si sente comunque che manca. E quindi, se andate su pavé molto larghi, se andate nei fossi, insomma, le vibrazioni si sentono, anche perché neanche la sella è molto ammortizzata. In realtà la sella è molto rigida, nonostante sia di una forma comoda. Insomma, questo lo dovete tenere a mente. Detto questo e messo in chiaro che si tratta, di nuovo, a tutti gli effetti di una bicicletta da città, devo dire che è molto divertente da guidare questa Kukin V2, perché il telaio è molto leggero, lei è molto molto maneggevole, insomma, poi il motore distribuisce la coppia per evitare le partenze, come dire, a razzo. Vi chiedo scusa se sentite rumori, ma qua c'è chi urla, c'è chi abbaia, c'è chi corre, insomma, non si capisce niente. Detto questo, c'è una cosa che vorrei, come dire, sottolineare: il fatto del cambio. Non perché il cambio non sia buono, 7 rapporti, Shimano, funziona bene, ma perché una volta superati i 20 km orari, questa bici è limitata a 25 km orari, si comincia a pedalare un pochino vuoto, sapete, quella sensazione che il motore stia dando una velocità maggiore a quella che si potrebbe raggiungere con il rapporto massimo, e questa è una cosa che a me non piace tantissimo. Come vi dicevo, la batteria che anima questa bicicletta è una 36 volt con una capacità di 7,5 Ah, che garantisce alla Kukin V2 una buona autonomia cittadina. Nei miei test sono riuscito a fare circa poco meno di 40 km in modalità assistita, non preoccupandomi tanto di che livello di assistenza attivare, e circa 20-25 km in modalità elettrica, e sono delle performance che, come vi dicevo, sono in linea con l'utilizzo che si dovrebbe fare di questa bicicletta, sono più o meno in linea con quanto dichiarato dal brand. La ricarica invece è sempre nella media: per ricaricare completamente da 0 a 100 la batteria di questa bicicletta ci vogliono dalle 5 alle 6 ore. Il prezzo di vendita ufficiale della Kukin V2 è di 629 euro su Geekbuying, ma in basso, come vi dicevo, trovate un link grazie al quale, con un coupon che trovate in descrizione ovviamente, potreste acquistarla a 589 euro, ed è un importo che rende questo modello tra i più interessanti per chi ha bisogno di un mezzo di locomozione elettrico per girare in città, ma perché no anche per i pendolari. Perché vedete, è una di quelle biciclette che voi potete mettere nel bagagliaio della vostra auto, magari poi andare a prendere il treno, trasportare nel treno senza alcun problema e poi girarci in città, perché è veramente molto leggera ed è super compatta e maneggevole da utilizzare, insomma, da trasportare. Ok, non ci sono gli ammortizzatori, ok, non c'è il sensore di coppia. Ma se il sensore di coppia è un compromesso che è stato dovuto in sostanza a mantenere un po' il prezzo di vendita, la mancanza degli ammortizzatori in realtà è un compromesso per due motivi, secondo me. Il primo, ovviamente, quello del prezzo, perché sarebbe aumentato il prezzo, ma poi, inserendo questi ammortizzatori, la bicicletta sarebbe diventata sicuramente più ingombrante, ma anche più pesante, quindi avrebbe un pochino perso la natura sua, che è quella da città e quella relativa alla maneggevolezza. Questo è quanto, ragazzi, questa è la Kukin V2, fatemi sapere che ne pensate nei commenti. Se vi va, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Io sono Dario Colendo e ci vediamo al prossimo video su Geekz.